Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. Aumentano le prenotazioni nel lab vaccinale di Pescara e in prossimità delle festività si cercherà anche di ridurre al minimo le attese. Il servizio è di Paolo Renzetti. Assessore, prosegue la campagna vaccinale a Pescara nel lab della stazione di Porta Nuova, crescono le prenotazioni e questo è sicuramente un buon segnale. Sì, diciamo che crescono e quindi significa che la gente ha preso in considerazione la volontà di, diciamo, di vaccinarsi per contrastare questa pandemia, che secondo ovviamente noi delle istituzioni rappresenta l'unica arma, contro questa quarta ondata che speriamo, duri poco e sia interrotta bruscamente da queste vaccinazioni che proseguono, diciamo, ampiamente. Quindi ringraziamo di nuovo l'ASL per il lavoro che sta facendo e la Protezione Civile che comunque coordina la parte logistica dell'attività di somministrazione. Da mezzanotte sulla piattaforma specifica inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni dei più piccoli. Sì, da mezzanotte si potrà prenotare per la fascia d'età 5-12 anni, quindi praticamente ci sarà la possibilità di fare anche questa, diciamo, questa somministrazione. Ovviamente la ASL deciderà diciamo, il tipo di vaccino che pare, secondo le indicazioni, sia quella di Pfizer per i più piccoli e sarà gestita con lab presumibilmente di Città Sant'Angelo e non quello di Pescara, che però duplicherà diciamo il luogo con il locale a fianco che saranno utilizzabili anche per i piccoli. C'è il rischio attualmente di una carenza di vaccini in prossimità del periodo delle feste oppure non ci sarà questo problema, assessore? No, diciamo che la ASL sta cercando di preservare la possibilità ai piccoli di avere il Pfizer immediatamente, quindi se diciamo, c'è un piccolo rallentamento nel Pfizer è compensato da Moderna, però mi hanno assicurato diciamo, dalla ASL che ci saranno le forniture nuove di Pfizer e che quindi diciamo, anche alternativamente potrebbe essere garantita la somministrazione di Pfizer. Ovviamente noi a Pescara, per quanto riguarda le persone, diciamo, adulte per le terze dosi, faranno solamente Moderna, e quindi questo problema, tra virgolette, non c'è. È nel giorno in cui prende il via la somministrazione dei vaccini ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, in Abruzzo viene isolato il primo caso riconducibile alla variante Omicron. Qui si aggiungono 3 casi sospetti sui quali sono in corso accertamenti. Contestualmente la regione registra una nuova impennata di contagi, 506 i nuovi casi, è il dato più alto degli ultimi 9 mesi. È in isolamento domiciliare, non presenta sintomi di rilievo, il paziente è risultato positivo alla variante Omicron del Covid-19 in Abruzzo. Si tratta di un 52enne della provincia di Chieti che potrebbe aver contratto il virus in occasione di una manifestazione pubblica a cui ha partecipato nel nord Italia. Il SIESP dell'ASL Lanciano Vasto Chieti ha già attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria e avviato il tracciamento dei contatti del positivo. Il sequenziamento è stato eseguito dal laboratorio di genetica molecolare test Covid-19 dell'Università d'Annunzio di Chieti, diretto dal Liborio Stupia. Gli esperti sono al lavoro anche su altri 3 casi sospetti, come detto, che non sarebbero riconducibili al primo. I campioni verranno sequenziati nelle prossime ore. Intanto sono 506 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. I nuovi positivi sono emersi dall'analisi di 6.594 tamponi molecolari e il risultato positivo è il 7,67% dei campioni. Si registrano 3 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.613. In aumento i ricoveri che passano dai 124 di ieri ai 130 di oggi. 124 pazienti, 3 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica e 16, 3 in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva. A livello provinciale l'incremento più consistente di nuovi casi si registra nel Pescarese, ne sono 164, che registra una vera e propria impennata, seguono il Teramano con 147 nuovi casi, il Chietino con 113 e l'Aquilano con 78. La località con più nuovi casi è Pescara, 84 i casi nel capoluogo adriatico. Gli attualmente positivi nella nostra regione tornano sopra quota 6.000, sono ora 6.083, 289 in più rispetto a ieri. Alla luce dei dati odierni in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sale al 9%, mentre resta
resta fermo al 9% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10% e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti aumenta in modo significativo e passa da 140 a 170, la soglia limite è quella di 50. A livello territoriale i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, l'incidenza è 204, segue con 173 il Chietino che continua a peggiorare rapidamente. L'impennata di nuovi casi registrata oggi nel Pescarese determina un brusco aumento del parametro che cresce di 33 punti e arriva a 161. Nel solo capoluogo adriatico l'incidenza aumenta di quasi 60 punti in un giorno e arriva a 183. Chiude l'Aquilano pure in peggioramento con un'incidenza di 134. I numeri, seppur in peggioramento, confermano l'efficacia della campagna vaccinale. L'ultima volta che l'incidenza del contagio era a valori analoghi a quelli odierni, il dato sui ricoveri era, sia per le terapie intensive sia per l'area non critica, tra le 6 e le 7 volte superiore a quello attuale, e anche il numero medio dei decessi era di gran lunga superiore rispetto a quello attuale. Nell'ultima settimana i morti sono stati 6, negli stessi 7 giorni del 2020 erano stati oltre 80. E ora la cronaca. Eseguite misure di prevenzione nei confronti dei fratelli Davide e Mario Ciaccia, imprenditori romani e proprietari del Teramo Calcio. La società però non è oggetto del sequestro. Ai due fratelli vengono sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 150 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Capitale, il servizio di Jacopo Forcella. L'ennesima mazzata per il Teramo, non in campo ma fuori, in attesa del pronunciamento della Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie, chiamata da giorni a dare l'ok al passaggio di quote del 60% da Franco Iachini ai fratelli Mario e Davide Ciaccia. Per gli imprenditori romani arriva un sequestro da parte della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che ha eseguito una misura di prevenzione per circa 150 milioni di euro. I due fratelli erano stati fermati il 25 novembre scorso per l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, ma il GIP in quella circostanza non aveva convalidato l'arresto. In quell'ambito si è proceduto al sequestro di oltre 300 immobili per un valore complessivo di 120 milioni di euro. Il provvedimento eseguito oggi invece riguarda immobili e società tra cui la ADS Atletico Terme Fiuggi, che gestisce la squadra di calcio che milita attualmente nel campionato di Serie D. Il decreto di sequestro riguarda quote dell'intero patrimonio sociale di 10 società, ma non la Teramo Calcio, non oggetto di sequestro, e tre enti associativi di cui fanno parte beni mobili e immobili, nella disponibilità dei due fratelli Ciaccia e dei due rispettivi nuclei familiari. I due fratelli sono stati dichiarati socialmente pericolosi perché nel periodo tra il 2009 e il 2018 sono stati raggiunti da precedenti giudiziari di polizia. Le società e gli enti oggetto del provvedimento di sequestro della Guardia di Finanza sono Federazione Immobiliare and Property SRL, Midas Hotel SRL, Dama Costruzioni SRL, Appalti e Servizi SPA, Elni Costruzioni SRL, Absolute Real Estate SRL, Struttura SPA, Edil Green Italia SPA, SBCSI SRLS, MGAT Italy SRL, Federazione Immobiliare Property, oltre per l'appunto all'ASD SFF Atletico e ASD Atletico Terme Fiuggi, attraverso la quale viene gestita la squadra di calcio militante nel girone F di Serie D. Si moltiplicano gli interrogativi sul futuro della società biancorossa, un futuro sospeso tra un campionato complicato e un 2022 che si preannuncia ancora più tribolato di questo che va agli archivi. La Regione apprezza la decisione dell'inclusione nella rete Extended Core della sezione Ancona Bari, che comprende l'Abruzzo, e l'inserimento del porto di Civitavecchia nella rete da parte dell'Unione Europea. Soddisfatto il Presidente Marsiglio, che parla di sfida epocale. Paolo Renzetti. Finalmente c'è la prospettiva di collegamenti seri, collegamenti di alta capacità e di alta velocità che possano consentire all'Abruzzo di avere le connessioni che servono sia nella direttrice nord-sud sia attraverso anche la portualità nella direttrice est-ovest. L'Abruzzo era escluso dalle reti europee, dai corridoi europei della mobilità. Abbiamo fatto una battaglia, l'abbiamo fatta anche unendo le altre regioni adriatiche a noi vicine che hanno fatto squadra insieme a noi.
noi e il Ministero ci ha seguito e questo dimostra anche che siamo stati capaci di presentare una proposta fatta bene, tecnicamente ben argomentata e fondata, oltre che socialmente e politicamente, e il Commissario europeo ha riconosciuto questo nostro diritto. Entro il 26 si devono spendere i soldi previsti nel PNRR. Nel PNRR erano già previsti il raddoppio di un tratto tra il Molise e la Puglia, che era a binario unico e che impediva la velocizzazione sostanziale della linea adriatica. C'è sul PNRR, ci sono parte dei fondi per la velocizzazione della Roma-Pescara, altri fondi già impegnati sulle ZES per realizzare l'ultimo miglio e il potenziamento dei porti, in particolare di Ortona, di Vasto, dell'interporto di Manoppello. Nel PNRR, nel fondo complementare, ci sono anche i fondi per le autostrade, in particolare a 24 e a 25, che spero quanto prima si possano vedere davvero i lavori. È un progetto unitario. Per ottenere questo riconoscimento il Ministro ha inserito in legge di bilancio, quindi senza il vincolo del 2026, quindi un orizzonte temporale più ampio, 5 miliardi per trasformare davvero la linea ferroviaria adriatica in una linea più veloce, chiamiamola alta velocità perché tecnicamente non è esattamente alta velocità con gli investimenti presentati, ma insomma è una linea che permetterà di velocizzare sensibilmente a oltre 200 km orari di media la percorrenza, anche e soprattutto non solo per i passeggeri ma anche e soprattutto per le merci, perché la linea adriatica sarà sempre più specializzata per il traffico merci, e questo significa fare di tutta la costa adriatica e di tutto il nostro territorio una piattaforma logistica fondamentale per le attività imprenditoriali. Andiamo a Pescara, dove i consiglieri comunali di centrosinistra hanno lanciato l'allarme sul prossimo bilancio che presenterà la Giunta Masci in Consiglio Comunale. Il bilancio del comune di Pescara approda in consiglio comunale in quest'aula, precisamente martedì 21 dicembre. Il centro-sinistra, consigliere Giampietro, ha delle perplessità, delle preoccupazioni su questo bilancio. Cosa non vi convince in particolare? Questo è un bilancio che si arrende di fronte alle divisioni di questa maggioranza, perché anziché progettare il futuro della città si limita a indicare quali sono i piani del PNRR senza scendere nel dettaglio e senza indicare quali sono per la Giunta le priorità. Con questo documento, che è fatto dal DUP, cioè dal documento di programmazione e dal bilancio, in realtà Pescara si candida a perdere la più grande occasione di crescita che non le ricapiterà mai più in questa generazione. I numeri del bilancio sono molto preoccupanti, in alcuni casi c'è anche qualche provocazione, perché ad esempio per tantissimi mesi i pescheresi sono stati senza acqua nelle case, il Comune aveva promesso finanziamenti per incentivare i pescheresi, anzi sostenerli nel appunto comprare queste autoclavi, ebbene ha messo 5.000 euro per contribuire a tutti i pescheresi, è una provocazione, davvero è una provocazione. Un altro elemento di forte preoccupazione è che nel cinquantennale della morte di Flaiano il Comune si appresta a tagliare in maniera drastica i finanziamenti al Premio Flaiano, che crediamo siano invece una delle più grandi occasioni culturali sia di Pescara che dell'Abruzzo. In generale questo è un bilancio che ci preoccupa davvero molto, perché non guarda al futuro e dimostra soltanto che questa maggioranza ormai è chiusa nelle guerre intestine e ha perso ogni contatto con i reali bisogni di Pescara. In un momento così particolare sul sociale invece secondo voi è stato fatto quello che bisognava fare? Assolutamente no, perché noi abbiamo chiesto lo scorso anno di fare anche una verifica puntuale su quello che in realtà oggi il fabbisogno della città richiede. Questa verifica non è stata fatta, purtroppo quasi tutti gli impegni assunti dal sindaco con la città, con le minoranze, non sono stati mantenuti. C'è un documento scritto dal sindaco prima del bilancio dello scorso anno e gran parte di quell'impegno non è stata rispettata. Tra l'altro questo bilancio, e dimostra questo anche la paura di questa amministrazione, viene scritto senza alcun confronto con i parti sociali, quindi in realtà non sappiamo con chi siamo confrontati se non con gli uffici, che sono ormai carichi di input, non sanno neanche a quali bandi dover partecipare, perché nessuno ha indicato da parte della maggioranza quali sono le priorità della città, e quindi quando usciranno i tantissimi bandi del PNRR questo comune si candiderà forse a tutto, rischiando di continuare a perdere tutto come finora è successo. Un'aspra critica all'amministrazione comunale di Pescara arriva anche dai consiglieri del Movimento 5 Stelle.
Alessandrini, il vostro è un giudizio molto critico su un anno di lavoro della Giunta Masci. Parlate di fallimenti e di promesse mancate, perché? Sì, esattamente, abbiamo ripercorso i momenti salienti di questo 2021, cominciando dal tradimento dell'area di risulta, cioè il centrodestra che aveva osteggiato fortemente quando era l'opposizione quello che non abbiamo mai esitato a definire lo scempio di privatizzazione e cementificazione dell'area di risulta, quando erano all'opposizione e diventati maggioranza solo pochi mesi dopo, invece hanno approvato proprio quella stessa idea progettuale, consegnando, quindi avendo l'idea, la volontà di consegnare nelle mani di un privato la nostra città per più di 20 anni. Il 15 di febbraio scadrà il bando pubblico e siamo certi che nessuno parteciperà al bando, poiché è evidente che non c'è convenienza economica nemmeno per gli operatori, che a quanto ci risulta non sono interessati a partecipare. Quindi saremo contenti di festeggiare, diciamo, lo scampato pericolo rispetto alla triplicazione delle tariffe dei parcheggi e appunto a quest'idea di cementificazione e privatizzazione. Poi non possiamo dimenticare l'autovelox di Via di Sotto, che ha trattato i cittadini di Pescara come un bancomat, per arrivare poi ai giorni nostri e quindi agli infiniti lavori di Via Marconi, in cui è come se fossimo una tela di Penelope, in cui si costruisce e si distrugge il giorno dopo, senza avere un'assoluta idea di mobilità e di trasporto, ma con la volontà semplicemente di spendere soldi pubblici che ci sono. Abbiamo ripercorso il pasticcio amministrativo del project di Colle Breccia, che dopo mesi persi con, diciamo, una valutazione dei project arrivati che hanno fatto vincere sostanzialmente chi non aveva nemmeno i requisiti poi per partecipare, ha lasciato semplicemente quella struttura all'abbandono, avendo perso 6 mesi. E siamo andati avanti anche con gli impegni che il sindaco e il consiglio comunale tutto avevano preso nei confronti della città e poi nello scorso bilancio nei confronti della opposizione, e quindi tutta una serie di promesse mancate, a partire dall'istituzione dell'ufficio speciale per le periferie, che si doveva occupare principalmente proprio di programmazione e ristrutturazione di questi ambiti così delicati e su cui concentrare attività, soldi e programmazione. Poi il piano spiaggia, anch'esso completamente assente e dimenticato. Il piano di rischio aeroportuale, che stiamo aspettando dal 2019 e che ancora è assolutamente mancante. Quindi tutta una serie di promesse e di interventi che avrebbero dovuto vedere la Giunta e il sindaco Masci impegnati e che invece ci portano, ci consegnano oggi alle soglie della nuova sessione di bilancio più battaglieri che mai. Quindi ci prepariamo come forse mai prima a pretendere ciò che fino adesso il sindaco aveva promesso e evidentemente non è stato in grado di mantenere, né lui né la sua giunta. E a proposito di bilanci dell'anno che sta per concludersi, ecco quello dell'Università degli Studi di Teramo. Nonostante la pandemia, il 2021 ha rappresentato un anno di grandi opportunità, che ha visto Unité diventare tra i più importanti hub vaccinali universitari d'Italia. Ci sono poi la ripartenza con le lezioni in presenza e le tante attività di inclusione. Tania Bonici Castelli. Inclusione e coesione sono questi i valori che pervadono l'attività didattica e umana dell'Università degli Studi di Teramo. Un anno incredibile questo 2021, che ha visto Unite trasformarsi nel più grande hub vaccinale universitario d'Italia, dove sono state somministrate 124.000 dosi di vaccino anti-Covid. Ma è stato anche l'anno della ripartenza, con il ripopolamento delle aule e le lezioni in presenza. Le iscrizioni tengono e si respira ottimismo e dinamismo. Abbiamo rafforzato i rapporti con il territorio e ovviamente quando penso a questo penso all'hub vaccinale, la prima università in Italia a vaccinare il 90% dei docenti e degli studenti. Questo ci ha consentito il 4 ottobre di tornare in presenza, sempre nella massima sicurezza, quindi questo è un po' il simbolo. Questo però non ci ha impedito di continuare a portare avanti tutta la parte istituzionale. Penso alla ricerca, quindi abbiamo intercettato ancora più progetti, abbiamo presentato il progetto definitivo ed esecutivo per l'ex manicomio e per l'agrobioserio, quindi un ringraziamento veramente sentito ai delegati, professor Corsi, professori
Carluccio e Dainese. Abbiamo implementato l'offerta formativa nella direzione della sostenibilità, abbiamo ripreso prepotentemente la formazione nel campo dello sport e soprattutto abbiamo rafforzato lo spirito di inclusione dell'Università di Teramo. Basti pensare all'impegno per il carcere, all'impegno per i rifugiati e gli extra-UE, all'impegno per i disabili in generale, sia a livello formativo, e ricordo anche il fatto che abbiamo fatto partire il corso, il TFA Sostegno, che ha avuto più di 1600 domande per la preselezione. Quindi devo dire che forse l'elemento caratterizzante, quindi oltre allo spirito di coesione, è proprio l'inclusione. Cioè, l'Università di Teramo dimostra sempre di più quello che è il proprio DNA, includere e non lasciare indietro nessuno. All'Università degli Studi di Teramo il 2021 viene salutato con un video di fine anno che evoca le tante attività svolte in questi ultimi mesi. È un abbraccio simbolico tra Ateneo e territorio. Vediamo ora le iniziative messe in campo nel 2021 dall'amministrazione comunale di Chieti a proposito delle politiche sociali. Salenia Secondi. È stato un anno sicuramente molto fruttuoso. In una prima parte dell'anno abbiamo cercato di capire quali fossero le difficoltà ovviamente del settore, per cercare poi di mettere a sistema le risorse che copiose, ovviamente purtroppo grazie al Covid, sono arrivate dallo Stato e che quindi hanno permesso di integrare le risorse comunali. Quando parliamo di risorse, riusciamo a quantificare una cifra? Allora, l'anno scorso, alla fine, quando ci siamo insediati, quindi molto rapidamente abbiamo cercato di impegnare circa 700.000 euro di risorse. Quest'anno invece, sempre un po' correndo a causa dell'approvazione un po' tardiva del bilancio previsionale, abbiamo comunque impegnato nel giro di pochissimo tempo, con uno sforzo immane da parte dell'amministrazione, circa 1 milione di euro, che quindi sono state molto utili non soltanto per ristorare i cittadini attraverso buoni spesa e buoni alimentari, ma anche proprio per strutturare iniziative anche più durature, quindi di più lunga gettata nel corso anche dell'anno prossimo. Poi abbiamo attivato il pronto intervento sociale in una prima sperimentazione all'inizio dell'anno, poi tante cose stiamo ristrutturando, aree gioco, le ludoteche, soprattutto sulla parte alta della città stiamo cercando di aprire, quindi abbiamo già risorse destinate, stiamo progettando l'apertura di un centro famiglia che sia anche una ludoteca e anche un centro giochi, quindi dedicato ai bambini 18-24 mesi, in collaborazione con l'assessorato all'istruzione, nelle more diciamo dell'attivazione dei nidi per dare subito risposta ai cittadini proprio nell'ex asilo di Via Lamendola. Abbiamo dato grandissima importanza alla tutela del sociale rappresentato dalle persone vulnerabili, da quello strato sociale di persone vulnerabili che non sono solo vulnerabili da un punto di vista fisico o reddituale, ma anche a tutti coloro che con famiglie numerose, con bambini piccoli, hanno mostrato, soprattutto in questo momento di pandemia, tutta la fragilità e la vulnerabilità dell'esistenza sociale nelle nostre città. Ha fatto tappa presso la Formedil di Pescara il simulatore di veicoli da cantiere. L'occasione per provare questa nuova frontiera della formazione in edilizia c'è stata questa mattina con alcune prove di utilizzo che vediamo nel servizio di Stefano Recanati. La nuova tecnologia digitale e l'innovazione sbarcano anche in edilizia. È arrivato anche a Pescara, presso la Formedil, il simulatore di veicoli di cantiere Vortex Age Max, un macchinario che riproduce in maniera fedele la plancia di comando di un mezzo di cantiere mediante gli schemi in dotazione consente di riprodurre degli scenari operativi di lavoro, uno strumento in più per l'addestramento e lo sviluppo professionale delle maestranze edili. C'è un'oggettiva ripresa del mercato e questo fa sì che ci sia bisogno
bisogno ancora di maggior formazione, di maggior preparazione professionale e la necessità anche di avvicinare più giovani a questo settore, perché opportunità di lavoro ce ne sono, incominciano ad essercene tante e diciamo che le nuove tecnologie sicuramente possono essere uno strumento per avvicinare di più i giovani a questo mestiere, che è profondamente cambiato negli anni. Come vedete oggi c'è molta più tecnologia, c'è bisogno di molte più competenze tecniche specialistiche e noi siamo qui proprio per offrire questo tipo di servizio. I praticanti possono imparare a utilizzare l'attrezzatura ed esercitarsi con scenari impegnativi del mondo reale, senza rischi per l'apparecchiatura o se stessi. Proprio con un simulatore riusciamo a portare delle nuove maestranze dentro i cantieri con una formazione in sicurezza, totalmente in sicurezza, perché una volta che il ragazzo ha preso il patentino col simulatore, poi salirà sui mezzi veri. Quello dell'edilizia è un mondo che sempre di più strizza l'occhio ai temi legati alla sostenibilità, anche per cercare di ridurre l'impatto del riscaldamento globale. L'industria delle costruzioni rappresenta più del 35% del consumo finale di energia nel mondo e all'incirca il 40% delle emissioni di CO2 legate all'energia. Grazie a questo simulatore sarà possibile insegnare agli allievi come lavorare a impatto zero. E per quanto riguarda la transizione ecologica, addirittura con questi simulatori riusciamo ad insegnare agli allievi quanto è importante lavorare in una certa maniera anche per risparmiare energia e quindi inquinamento. E ora lo sport con il calcio di Serie C. In gol contro la Pistoiese, Nicola Rauti si candida per rivoluzionare le gerarchie dell'attacco del Pescara. Il giovane attaccante non si nasconde e dice i conti si faranno al termine del campionato. Cerco di impegnarmi sempre di più perché come ho iniziato la stagione non sono stato felice né io né nella squadra. Quindi quello che prometto è di cercare di dare sempre di più, di migliorarmi e poi è chiaro che voglio mettere in difficoltà il più possibile il mister nelle scelte, però sono qui per dar tutto per il Pescara. La vittoria di Grosseto ci ha dato un po' più di fiducia che avevamo forse perso per i risultati che sia per colpa nostra sia per altre situazioni magari non sono venuti, però sicuramente adesso c'è un'area un po' più positiva e noi dobbiamo cercare di mantenere l'entusiasmo e di continuare a macinare risultati partita dopo partita. Ogni partita per noi è una finale perché non ci nascondiamo, siamo stati creati per un obiettivo importante e noi vogliamo rispettarlo cercando di ritornare sulla marcia giusta, ci stiamo riuscendo, però ancora siamo proprio all'inizio, dobbiamo continuare a lavorare per ogni partita, poi dopo si vedrà più avanti la classifica e i conti si faranno poi alla fine. Ma sicuramente noi facciamo quello che dice il mister innanzitutto, poi dopo che sia questo sia un altro, questo non spetta a me. Fatto sta che quello che sicuramente conta è la testa di noi ragazzi, perché se noi interpretiamo bene ciò che ci dice il mister sono convinto che porteremo i nostri risultati perché la squadra è forte. Noi ci siamo messi tutti in discussione perché quando poi i risultati non arrivano vai al campo sicuramente a capire cosa non sta andando, quindi sicuramente quello che noi abbiamo fatto è esserci messi in discussione e che stiamo continuando a fare per cercare di capire cosa bisogna migliorare. Poi se è meno pressione o più pressione questo non lo so, io parlo per me, io cerco di lavorare per far bene, per far meglio di come ho fatto sicuramente inizialmente, penso che questo sia nella testa di tutti quanti con noi. Il centrocampista del Teramo Domenico Mungo torna a parlare dopo la sconfitta pesante di domenica contro l'Ancona, per l'ex Cosenza anche l'occasione di fare un punto sulla sua situazione contrattuale. Ascoltiamolo. Montagne Russe non bene. Dobbiamo fare di più sia in casa che fuori, dobbiamo dare continuità perché ormai diciamo che la classifica è quella e noi dobbiamo pensare a fare partita dopo partita e ormai dobbiamo entrare nell'ottica che noi ci dobbiamo salvare e quindi ogni partita dobbiamo pensare a quella e ai punti che sono in palio e non pensare a quelle dopo e quindi non possiamo prendere tutti questi gol, non possiamo fare, come dici tu, tutte queste altalene.
e dobbiamo cercare, come dicevo prima, di pensare a una partita alla volta e di fare bene in quella partita. Tutti si aspettano sempre di più, specialmente nelle ultime partite. Diciamo che eravamo partiti meglio e le ultime partite, vedendo anche i gol che abbiamo subito, tutti non stiamo facendo bene e non ne dobbiamo dare sicuramente di più. E partendo io, che sono uno tra virgolette dei più grandi, insieme a tutti gli altri, dobbiamo cercare di fare di più, perché non possiamo prendere 4 gol a partita, e quando non puoi vincere bisogna pareggiare, o perlomeno se perdi, perdi come dobbiamo cercare di perdere. Sì, come sbagliamo, perché facciamo tanti errori, facciamo troppi errori. Infatti oggi il mister ci ha fatto vedere, facciamo un sacco di errori. Quando prendiamo gol facciamo troppi errori e dobbiamo cercare di non farli, per cercare di, se non possiamo perderla, di pareggiarla almeno, se non possiamo vincerla, scusa. E sicuramente noi potevamo vincere e fare qualche punto in più nelle partite iniziali. E se ti devo dire la verità, pensavamo di aver più punti e di non ritrovarci là, anche perché, se, come dice parecchie volte il mister, se fai un filotto di 2-3 partite ti ritrovi subito in alto. Il problema nostro è proprio quello, che non l'abbiamo mai fatto, e facendo l'altalena, come diceva Anian, non ce la facciamo mai a fare quel salto che potrebbe portarci un po' più in su. Diciamo che ho fatto parecchi anni anche a Scadenza, l'ultimo anno a Cosenza ero a Scadenza quando abbiamo vinto il campionato, e non mi sono posto questo problema di essere a Scadenza, e sicuramente se la società verrà mi siedo volentieri a parlare, anzi mi sono trovato bene, mi trovo bene, e penso anche la società nuova sia una società importante che è entrata sicuramente per far bene, quindi se verranno io sono molto contento e orgoglioso di continuare a far parte. E i primi 2 anni, vabbè, lo sapete meglio di me, non ho fatto tanto bene, anche perché non, oltre che ho giocato poco, e più il secondo anno non ho fatto bene. Quest'anno avevamo iniziato molto bene tutti, e quando tutta la squadra non fa bene, poi ogni singolo, lo sapete meglio di me, non fa bene, quindi tutti dobbiamo cercare di fare nel miglior modo possibile. Il volley, nel recupero dell'ottava giornata di A3, un Abba Pineto non al massimo delle sue potenzialità, riesce a strappare un'importante vittoria al quinto set sul campo della Vivi Banca Torino, penultima in classifica. Domenica il sestetto pinetese ospiterà Fano per la 12ª giornata. In A2 invece il palleggiatore Lorenzo Piazza ha rescisso il contratto con la Sie Cortona, che pochi giorni fa ha ingaggiato per la cabina di regia Leonardo Ferrari dal Motta di Livenza. E questa era l'ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo che questa sera torna Vision Air, il primo late show d'Abruzzo, e l'ospite di questa sera sarà il fumettista Carmine Di Giandomenico. L'appuntamento è alle ore 21 su TV6. Grazie per averci seguito, buona serata.